faccio vedere il nuovo prodotto Iconia Smart. È un prodotto che è stato lanciato e comunicato già da qualche tempo. Per noi è una soluzione che definiamo 100% tab e 100% anche tablet e 100% smartphone. Vedete, c'è un display particolarmente ampio da 4.8 pollici. Per quello che ci risulta è veramente un prodotto assolutamente unico. Una delle caratteristiche fondamentali di questo prodotto è che il display ha il formato 21 noni, quindi ancora più ampio per poter consentire il massimo della visione per quanto riguarda movie, cinema, film e quant'altro. Il telefono è anche dotato della caratteristica Dolby Mobile, quindi è possibile vedere e ascoltare in questo caso i filmati utilizzando il meglio della qualità. Questo prodotto, come potete vedere, ospita il nuovo sistema operativo Android Gingerbread e a questo noi abbiamo associato il nostro interfaccia utente, che consente di scorrere con una notevole velocità la maggior parte delle icone, pur mantenendo le quattro icone principali che sono presenti nella parte alta del monitor, in modo tale da avere le funzioni prevalentemente in uso sempre costanti e sempre presenti a disposizione dell'utente. L'altra caratteristica che volevo ricordare è la possibilità di integrare questo prodotto all'interno del nostro ecosistema che definiamo ClearFi. ClearFi, vedete l'icona all'interno del display, è una soluzione che consente lo scambio di contenuti multimediali all'interno dell'ambiente domestico nel momento in cui uno ha residenti sul telefono o su altri dispositivi fissi e mobili contenuti di qualunque natura multimediale, quindi audio, video. È un software che consente la possibilità di condividere questi contenuti all'interno dell'ambiente domestico, indipendentemente da dove si trovano gli hardware dove vengono conservati questi contenuti. Ha una camera da 8 megapixel posta sul retro, il case è in alluminio, quindi molto resistente e molto robusto, riprende le linee di tutti i prodotti tablet e di tutti i prodotti Acer. All'interno può ospitare una memory card con una capacità fino a 32 giga e potete vedere le linee, il design è particolarmente accurato, particolarmente rifinito, ne fanno di fatto questo un vero e proprio gioiello. Faccio notare anche la porta HDMI che consente di collegare lo smartphone al dispositivo televisivo e quindi ho la possibilità immediatamente di vedere le immagini ad alta definizione che ho registrato e le posso vedere immediatamente sul mio televisore. Un'ultima nota per quanto riguarda l'interfaccia, molto veloce. L'utente finale ha la possibilità o di mantenere l'interfaccia originario pensato da Google per Android, oppure ha la possibilità di utilizzare il nostro interfaccia che noi definiamo 4.5, che secondo noi aiuta e facilita l'accesso ai contenuti multimediali e alle varie applicazioni che sono presenti all'interno del telefono. Il prodotto verrà reso disponibile in Italia a partire dai primi giorni del mese di aprile. Abbiamo già un orientamento in termini di prezzo e il prezzo raccomandato al pubblico sarà 499 euro IVA inclusa.